tornati sul canale. Oggi voglio proporvi una ricettina fai da te che non facevo da tantissimo tempo, effettivamente sono passati un po' di anni, ed è quella del deodorante solido. Perché il deodorante solido? Proprio per abbattere la plastica. Siccome d'ora in poi la plastica sarà abolita dal nostro mondo, iniziamo subitissimo appunto a creare dei cosmetici magari senza l'utilizzo della plastica. Molti l'hanno già fatto, come per esempio Lush, quindi ha creato proprio dei cosmetici senza contenitori. E io oggi voglio proporvi proprio questo deodorante, che non solo è ottimo perché appunto è un deodorante solido e non ha contenitori, è ottimo per l'ambiente, ma è davvero ottimo anche per combattere il sudore. E di questo tempo, ragazze, con questo caldo davvero ci vuole un ottimo deodorante. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito. Prima di iniziare però, ragazze, voglio annunciarvi di un mio format che sto facendo sulla pagina della tua TV, che potete trovare sia su Facebook che qui su YouTube, dove ogni lunedì alle ore 13 uscirà un mio video dove vi parlerò di quello che più mi viene in mente: cucina, stile, cosmetici fatti in casa. Già sono uscite delle puntate, mi raccomando, seguitemi anche lì perché mi farebbe tanto tanto piacere. Vi lascio qui sotto tutte le informazioni e tutti i link per poter appunto visitare il sito. Vi do la ricetta. Ecco quello che vi occorrerà: della cera carnauba, dell'olio di cocco, amido di mais, bicarbonato di sodio, un olio essenziale a vostro piacere. Ho utilizzato palma rosa perché è ottimo proprio per i deodoranti, ma potreste utilizzare la lavanda oppure utilizzare una fragranza cosmetica. Io utilizzo sia l'olio essenziale che la fragranza cosmetica, in questo caso fiori d'arancio. Dovete prendere una ciotolina e pesare circa 7,5 g di cera carnauba e 18,5 g di olio di cocco. Mettete il composto all'interno di questa ciotolina e io per esempio lo scaldo direttamente al microonde. Se non avete il microonde, fate sciogliere il tutto a bagnomaria. In microonde circa un minuto e si scioglie tutto. Una volta che si sarà sciolto tutto, vado ad inserire il bicarbonato, circa 20 g e 15 g di amido di mais. Mescolo bene il tutto e faccio sciogliere le polveri, dopodiché vado ad inserire 10 gocce di olio essenziale e 5 gocce di fragranza. Poi vi occorrerà una formina, io utilizzo le formine in silicone che sono più facili, appunto vi consiglio di utilizzare formine in silicone. Potete farne di più oppure farne uno grande come ho fatto io. Quindi mettete il composto all'interno di questa formina e la mettete 20 minuti in freezer. Dopodiché la sformate e la lasciate su un tovagliolino di carta per circa 48 ore. Dopo queste 48 ore potete utilizzare il vostro deodorante. Come si utilizza? Bagnate un attimino la parte davanti del deodorante e la passate sotto le braccia asciutte. E questo è il risultato. Il profumo è veramente molto delicato. Devo dire che l'olio essenziale di palmarosa non mi dispiace affatto. Poi con i fiori d'arancio ha un suo perché. Quindi ragazzi, io ve lo consiglio, fatelo, provatelo, perché è davvero eccezionale. Vedrete che è un deodorante che davvero dura tantissimo. Il deodorante è molto particolare, non va bene a tutti, perché ahimè il sudore ha un pH. Potreste avere del pH basico o del pH acido, quindi è importante provare. Se non funziona, non vi preoccupate, è normale, perché magari il vostro pH non va bene con il pH del bicarbonato di sodio. Se volete più video di questo genere, mi raccomando, lasciatemi tanti tanti like, lasciatemi un commentino qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Se volete altri video, fatemelo sapere, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ricordatevi di cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui video che caricherò. Io vi saluto, un grosso bacio e alla prossima, ciao!